40 cantine e 150 etichette. Sabato 2 marzo torna all'Alma Già, cantina in città, la fiera mercato del vino ideata dall'associazione Ricreazione. Presenti vini da tutta Italia, ma forte la rappresentanza del territorio romagnolo. I produttori partecipanti sono per la gran parte realtà indipendenti, difficili da trovare nei locali della città se provenienti da fuori regione. Spazio anche allo street food grazie alla collaborazione con la piadineria Iezdori e con lo chef Paride Celarosi del ristorante Radici Cucina e Cantina. Non mancherà un'offerta vegetariana. Quest'anno abbiamo aumentato di una decina di cantine, l'anno scorso dalle 30 dell'anno scorso alle 40 di quest'anno, quindi anche i numeri dei vini da poter assaggiare sono molto di più, siamo intorno ai 150 etichette. C'è l'assaggio libero, chiaramente col biglietto d'ingresso, potete entrare, si possono assaggiare tutti i vini e insieme al biglietto d'ingresso ci sarà un buono da 5 euro per comprare il vino, quindi verrà poi scontato questo buono nell'acquisto del vino, perché la cosa bella di Cantina in Città, si può parlare direttamente col produttore, farsi spiegare i vini, assaggiare e poi comprare le bottiglie che vi piacciono di più. A proposito dei produttori, cambiano anche i produttori rispetto alle edizioni passate? Assolutamente sì, quest'anno c'è un rinnovamento del 60% delle cantine, perché Cantina in Città si differenzia un po' dagli altri eventi che sono presenti sul panorama, nel senso che ogni anno, essendo uno sguardo del mondo del vino, ogni anno cerchiamo di andare verso un'altra angolatura e quindi fare vedere un altro angolo del mondo del vino. Quindi quest'anno abbiamo 60% di cantine nuove. È cambiato qualcosa nel format che avete escogitato? No, il format abbiamo deciso di non cambiarlo perché abbiamo avuto un grandissimo riscontro l'anno scorso e è piaciuto, e quindi abbiamo deciso di mantenere questa tipologia di format.